Chi disubbidisce alle leggi va in galera in un paese normale. Ma se siamo in guerra, e per Dio siamo in guerra contro quel ladro che si chiama Stato italiano, cominciamo a disubbidire e stiamo uniti perché non ci ferma nessuno. Chi disubbidisce alle leggi va in galera in un paese normale. Devo, ragazzi, dobbiamo prepararci a disubbidire. Quando hai deciso di disubbidire, è meglio prima farlo e poi comunicarlo. Alzi la mano chi è pronto a disubbidire insieme a noi. Ci siete? Chi disubbidisce alle leggi va in galera in un paese normale. Siamo pronti a disubbidire. La Padania è pronta a disubbidire. Perché qua oggi c'è una donata sediziosa di una comunità che vuole essere indipendente ed è pronta a disubbidire. Chi disubbidisce alle leggi va in galera in un paese normale. Se cominceremo a disubbidire noi, se ci metteremo in gioco noi, se saremo disposti a rischiare la galera noi, e io sarei orgoglioso e onorato di finire in galera per mano dello Stato italiano, e io sarei orgoglioso e onorato di finire in galera per mano dello Stato italiano, perché qualcuno si riempie la bocca della parola patria, però la parola patria la usa chi non ha nient'altro a cui pensare o di cui parlare. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. I prefetti non servono a una mazza. I prefetti potrebbero andare a fare altro nella loro vita. Togliamoci di torno l'ente più inutile e parassitario che c'è, che sono le prefetture. Ma a cosa servono le prefetture? Ci sono i sindaci. Le prefetture sono il classico ente inutile, parassitario, costoso, non eletto da nessuno. Non sono uno di quelli che cambia opinione in base ai quarti d'ora. Se uno segue tutte le delibere, le normative di Bruxelles, dell'Europa, di Roma, dell'asta, l'appalto a Brescia lo vince l'impresa di Reggio Calabria o di Catanzaro che ricicla i soldi dell''Ndrangheta. L'appalto a Brescia lo vince l'impresa di Reggio Calabria o di Catanzaro che ricicla i soldi dell''Ndrangheta. Ecco, sicuramente noi non siamo una speranza per i parassiti. Noi non siamo una speranza per i 30.000 forestali della Calabria, per i lavoratori socialmente utili di Napoli. Per questa gente noi non siamo una speranza. Ma perché dobbiamo pagare lo stesso stipendio alla maestra che fa bene il suo lavoro e alla maestra che non sa parlare l'italiano perché arriva da chissà dove? Non possiamo avere maestre piemontesi in Piemonte, maestre venete in Veneto. Il giornalista mi ha chiesto: ma oggi diventate indipendentisti? No, guarda che hai perso 20 anni di storia. Oggi confermiamo che siamo indipendentisti. Mettendo prima l'Italia. Questa è la battaglia in cui io credo, a cui sto dedicando giornate, nottate, impegno. Prima la nostra gente, prima i padani. Passione. Prima ci liberiamo dallo Stato italiano ladro. Voglia, sudore. Il fine ultimo è l'indipendenza. Entusiasmo, energia. Perché quando arrivano i forconi padani, gli facciamo un mazzo così. Il primo che è eletto consigliere comunale, assessore comunale, sindaco o qualcos'altro, tradisce la Lega, viene preso a calci in culo per 800 chilometri di strada. Se cambi idea, molla la cadrega e torna a lavorare. E ne ho trovati pochi di quelli che hanno cambiato idea e hanno mollato la cadrega. In 3 anni di Renzi siamo arrivati a 500.000 sbarchi. No, i dati, grazie, che ho presentato stamattina, dal 2015 a oggi, fra sbarchi e presenza in Italia, hanno un numero massimo di illegali di 90.000. Non sono le centinaia di migliaia che temevo e di cui si parlava.
degli interni, gli sbarchi più o meno restano quelli soliti. Mi dia due settimane di Ministero dell'Interno e ne espello 100 al giorno. Perché ce ne sono troppi e ne espello 100 al giorno. E ne espello 100 al giorno. Ma io sono profondamente convinto che l'euro sia una moneta criminale. Non abbiamo intenzione di uscire né dall'euro né dall'Unione Europea. Ostinarsi a dire però non si può uscire è suicida. È suicida, io non voglio avere la responsabilità di un suicidio. Io sto preparando il dopo, basterebbe una riga di decreto, l'Italia può uscire dall'euro domani mattina. Non abbiamo intenzione di uscire né dall'euro né dall'Unione Europea. Perché non si fa? Perché in difesa dell'euro ci sono sostanzialmente tutti, da Confindustria ai sindacati, ai partiti di destra, ai partiti di sinistra. Non c'è e non ci sarà nessun proposito di uscire dall'Unione o di uscire dal sistema della moneta unica. Oppure c'è qualcuno che in malafede difende l'indifendibile che si chiama euro. Nel programma di governo della Lega e del centrodestra non c'era nessuna ipotesi di uscita dalla moneta unica o dall'Unione Europea. Qua visse l'illuminato professor Romano Prodi, che ci portò in una moneta criminale che ha fatto morti e feriti. Nel programma di governo della Lega e del centrodestra non c'era nessuna uscita né dall'euro né dall'Europa. E così è da tempo. Perché io ragiono con il reale, col contingente, con logica. L'euro è la moneta della fame, l'euro è la moneta della disoccupazione. Torniamo padroni di casa nostra, ma della nostra moneta. Quindi non sarà una moneta alternativa all'euro? No, 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 le monete alternative le usiamo al Monopoli. L'euro è una moneta totalmente sbagliata, è una moneta tedesca, è una moneta delle banche, è la moneta della finanza. Le agenzie di rating temono che possa essere il primo passo per una uscita dell'Italia dall'euro. Non è minimamente nei nostri programmi e nelle nostre intenzioni. O di qui o di là, non si può essere sia da una parte che dall'altra. L'euro è una gabbia, usciamo dalla gabbia e torniamo a lavorare, a sorridere e a sperare. Non abbiamo intenzione di uscire né dall'euro né dall'Unione Europea. Ribadiamo quello che stiamo dicendo da ormai due anni, si accoglie chi scappa davvero dalla guerra. Il profugo, colui che scappa davvero dalla guerra, è un mio fratello. E deve avere le porte aperte da me e da voi come per chiunque altro abbia bisogno. Questo le televisioni non lo manderanno in onda perché è scomodo. Se cambi idea, molla la cadrega e torna a lavorare. E ne ho trovati pochi di quelli che hanno cambiato idea e hanno mollato la cadrega. Non sono uno di quelli che cambia opinione in base ai quarti d'ora.